Innanzitutto vi leggo questa lettera di Giuseppe Sacchi che si scusa di non poter essere venuto e spiega anche i motivi. Carissime compagne e compagni, avrei voluto con tutto il cuore essere presente a questa assemblea che celebra la ricorrenza del 20° anniversario di un partito che tiene alta la bandiera di lotta per la conquista di una società più giusta e più umana, senza sfruttati e sfruttatori, obiettivo al quale ho dedicato gran parte della mia vita. L'età avanzata, mi incammino verso i 94 anni, non mi permette di essere presente, questo mi amareggia. Ma come ognuno di voi, un comunista non si scoraggia mai. Sa che la causa per cui lotta e l'obiettivo per il quale ho lottato sicuramente trionferanno. Il sistema capitalista, il padronato che lo rappresenta, ci faranno ancora tribolare, ma tutti i segni ci dicono che il sistema capitalista non regge più. Quella che viviamo è una svolta epocale di sistema. In vari paesi del mondo sono in atto vere e proprie insurrezioni popolari. In Italia questo ancora non avviene, ma io non lo escludo. E se mi permettete un insegnamento tra i tanti derivanti dalla mia vita vissuta, quello dell'ottimismo rappresenta un'arma indispensabile per affrontare e vincere le più dure lotte. Un grosso abbraccio a tutti, Pino Sacchi. Guardate, io vi rubo pochissimi minuti e qual è il senso di un intervento di un ragazzo come me, Anna dopo di me interverrà alla mia età, che è nato nell'84, cioè quando moriva Berlinguer, che all'età di 7 anni, diciamo così, ha visto il 91, quindi la nascita del nostro partito, che ha iniziato la militanza alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, insomma, gli anni di Genova, prima di Genova, poco dopo Genova. Secondo me può avere il senso di tracciare, ma questo è soltanto uno stimolo, un legame, spero proficuo e fecondo, tra le radici e il futuro, no? Di provare a rendere fecondo, come diceva Aurelio prima, il rapporto tra le nostre generazioni, perché un partito per fortuna è fatto anche di questo, cioè di diverse generazioni che hanno vissuto esperienze diverse che si uniscono nella esperienza politica comune. Io quindi dico pochissime cose in questa direzione, in questo senso. Dobbiamo sforzarci di considerare questo convegno, lo dico anche come stimolo per chi seguirà, non come un rituale, come un obbligo derivante dalla ricorrenza, i 20 anni vanno celebrati, vanno festeggiati. Dovremmo provare ad utilizzare questo spazio, questo tempo, al contrario, per analizzare veramente con criticità e anche con autocriticità e soprattutto con una tendenza, una tensione propositiva, quello che siamo stati, la nostra storia e quello che vogliamo essere, il futuro, la nostra identità, partendo da una premessa che è quella che faceva Alberto Burgio, cioè che ogni analisi storica mette i piedi e quindi è fortemente influenzata dalle condizioni dell'oggi. Le condizioni dell'oggi sono quelle, purtroppo, basta parlare tra noi con onestà, dello scoramento, della disillusione, della difficoltà, del dubbio di tutti, del dubbio collettivo. Io non conosco compagno che oggi sia orgoglioso e fiducioso nelle prospettive della nostra impresa politica. Questo è un dato di fatto, forse il principale da cui dobbiamo muovere. Allora bisogna, secondo me, anche per trovare unità tra di noi e per trovare sintesi tra di noi, provare a capire quali sono i punti fermi anche della nostra storia da cui muovere e da cui ripartire. Io provo a dirlo in maniera molto schematica, forse dicendo banalità, ma vi assicuro che non mi paiono banalità nel nostro dibattito interno ed esterno. La nostra storia, innanzitutto, primo punto, affonda le sue radici dentro la storia del Partito Comunista Italiano, cioè dentro la storia del più grande partito, il più dinamico, più vitale comunista dell'Occidente. Quindi non è qualcosa di estraneo, un corpo estraneo a quella storia, ma è un figlio legittimo di quella storia precisa, e che vuol dire tante cose implicitamente. Vuol dire la tensione verso un partito di massa, verso un partito che fosse un moderno principe, verso un partito che lavorava per la democrazia progressiva, che provava a vedere le masse non come soggetto passivo, ma come diceva Ingrao, come protagoniste del processo storico, con una vocazione quindi implicitamente maggioritaria, non estremistica e minoritaria. Secondo punto, dentro quella storia, dentro quella tradizione, quindi in continuità con quella storia, Rifondazione Comunista introduce una rottura, che secondo me è la rottura rispetto all'idea di poter rimuovere e liquidare l'identità comunista, e che non è che nasce nel 91 o nel 89, ma ha le sue radici ben prima, e che è, come dire, era un filone forte
della interna tradizione comunista italiana, cioè di chi pensava che la storia del comunismo italiano potesse essere la storia di un riformismo più o meno socialdemocratico e che quindi per sua natura portava all'esaurimento di quella spinta propulsiva, di quell'identità. Terzo punto, a partire da questa discontinuità e forse anche al di fuori da quella tradizione, Rifondazione Comunista, sin dai primissimi mesi, ma anche per tutti gli anni a seguire, è la storia dell'aggregazione unitaria dei comunisti e delle varie esperienze della sinistra alternativa, senza le quali, senza i quali Rifondazione Comunista non sarebbe nata. Se fosse rimasta semplicemente, come dire, nella esaltazione della sua propria autosufficienza, Rifondazione è nata e si è sviluppata grazie al suo essere il punto di incontro e di aggregazione di diverse forze e di diverse realtà. Questi tre elementi, e concludo, continuità, rottura e unità, e cioè partito come aggregazione dei comunisti e della sinistra alternativa, sono secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, i nostri punti fermi. E la nostra generazione, quella appunto di chi oggi ha tra i 20 e i 30 anni, può giocare un ruolo, dal mio punto di vista, non secondario rispetto a questa partita che abbiamo davanti, dentro il partito e soprattutto al di fuori, nella società. Le lotte che esistono in queste settimane, in questi mesi, le rivolte vere e proprie in Italia, ancor più al di fuori dell'Italia, ci dicono chiaramente che è alle viste un orizzonte diverso da quello a cui ci avrebbero voluto condannare i tanti pentiti di cui prima si faceva riferimento. Le evoluzioni in Maghreb, le grandi resistenze in America Latina, che parlano di socialismo, non di altro, parla di socialismo e quindi mettono al tema dell'ordine del giorno esattamente questo, le lotte del nuovo movimento operaio, il fatto che tantissimi giovani non sono disillusi, non pensano al comunismo con orrore, pensano al comunismo come una delle modalità con cui fare lotta politica in Italia. Ci sono centinaia di migliaia di studenti che sono scesi in piazza e forse ancora di più che stanno scendendo in piazza, che stanno impegnandosi in prima persona per l'acqua pubblica. Queste sono lotte concrete che indicano che un orizzonte è effettivamente possibile e concretizzabile. Bisogna però avere coraggio e bisogna osare, e secondo me questo è quello che a noi troppo spesso manca, perché la vera conservazione, dal mio punto di vista, starebbe proprio nel fare di Rifondazione un simulacro vuoto, un qualcosa buono soltanto per un'analisi storica in questi conventi. Rifondazione non è qualcosa di morto, e la rifondazione dell'autosufficienza è esattamente il contrario di quello che dovremmo costruire, e cioè la conservazione secondo me sta nell'autosufficienza, mentre la vera rifondazione sta nel rinnovamento, e cioè nel superamento di quella paura che abbiamo troppo spesso rispetto al nostro futuro e ai nostri compiti, quella paura che purtroppo in questi mesi, forse anche in questi anni, sta rinsecchendo e soffocando le fondazioni comuniste. Grazie.